E ciao a tutti ragazzi, eccoci qui con un nuovo video, nuovo, neanche tanto nuovo se dobbiamo essere sinceri. Questo è il video per il trucco degli AP infiniti tra virgolette, però fa sì che questo trucco ti dia tutti gli AP che ti servono in un'unica battaglia contro la creatura, che la creatura in questione è il Danton Berry. Per far sì di avere livello massimo i 99, i 99 livelli sferografia, livello sferografia 99. Allora, cosa ci serve? Allora, partiamo dalle armi. Allora, tutti i personaggi devono avere l'arma d'attacco, tutti i personaggi che intendiamo sviluppare, intendiamo farli salire di livello sferografia, devono avere l'arma. Adesso una la farò insieme con voi, che abbia almeno un minimo di tre spazi liberi. Poi, se vogliamo, possiamo anche utilizzare un quarto spazio per mettere un'altra abilità che ci possa far comodo. E poco importa alla fine del trucco. Comunque, l'arma in questione deve avere, allora, o AP per 2 o AP per 3. Turbo per AP è assolutamente necessario. Biturbo e triturbo. Il mio consiglio è AP per 3, turbo per AP e triturbo da mettere all'arma. Dunque, come facciamo a prendere questi? Cosa ci serve per mettere questa abilità? AP per 3 o AP per 2? Allora, AP per 2 vi serviranno 20 megalisir. Le 20 megalisir le troviamo, allora, o se rispettiamo le condizioni per avere catastrofe nello Zolab, e ce ne darà 30. Poi vi dico, nell'info box metterò tutti gli oggetti che vi servono per AP per 2, AP per 3, turbo per AP e triturbo, biturbo. Allora, comunque 20 megalisir per AP per 2. Poi invece per AP per 3 50 li per l'ignoto. Turbo per AP dobbiamo porta sul domani, ce ne vogliono 10. E poi o biturbo o triturbo. Allora, il biturbo lo troviamo, ci servono 30 ali per scusate, controchiavi. Invece triturbo ci serviranno 30 equazioni cubiche. Ripeto, sotto nella descrizione, nell'info box vi metterò dove possiate trovare questi oggetti e boh. Detto questo, cominciamo, mettiamo. Scusate. Ah, ok, AP per 3, turbo per AP e triturbo. Fatto ciò, andiamo a vedere i turbo. I turbo inteso proprio turbo, le turbo. Praticamente prendiamo in questo caso Chimari. Io a Chimari gli ho messo sdegno. In realtà, facendo delle svariate prove, possiamo anche mettere sdegno a tutti e tre. Perché questo? Se avete un ottimo. Se avete usato tanto tutti i personaggi, potete tranquillamente mettere sdegno a tutti e tre, perché li fate attaccare tutti e tre. Se no, se non avete diciamo, un gruppo o tre, o tutti non hanno ammazzato tanti tanti mostri nel corso del gioco, allora il consiglio è due che hanno sdegno e uno che ha training, perché aumenta subendo, come leggerete, aumenta subendo danni dai nemici. Quindi io in questo caso direi Tidus, perché Tidus ce l'abbiamo da subito, iniziamo già il gioco con lui, quindi a meno che voi poi a un certo punto non l'avete più usato, nel momento che avuto, che ne so, Chimari, Wakka, Yuna e Auron e Riku. Comunque, training per chi attacca, quindi questo è un consiglio per chi non è andato. Diciamo, non ha ucciso tanti tanti mostri nel corso del gioco, quindi vi consiglio di usare il personaggio che ne ha uccisi tanti per far sì che il trucco abbia più effetto. Detto questo, io direi di mettere, se invece siete già, ne avete uccisi tanti, avete catturato tanti mostri dello Zolab, quindi ne avrete fatta di man bassa di mostri,
più o meno con tutti i personaggi, presumo, e andrete a mettere sdegno tutti quanti, che va benissimo. Quindi io metto sdegno a Chimari, metto sdegno a Stidus e metto sdegno a Riku. Detto questo, usciamo del turbo, più o meno spero che avete capito, se non avete capito e ripeto qualcosa, scrivete sotto i commenti e vi risponderò tranquillamente. L'equipaggio, andiamo a vedere l'equipaggio. Allora, come vi ho detto, le tre armi come armi d'attacco, invece le protezioni. Le protezioni qua, il consiglio che vi do per fare un po' più veloce, cos'è? Quello di avere... Non per forza fiocco, quindi non è necessario fiocco perché non ci interessa averlo o non averlo. E avere almeno autofenice e autoaste, perché autofenice, uno del partner che muore, lo risuscitate subito senza dargli il comando, e autoaste per fare più veloce. Quindi questo per tutti e tre. Non guardate l'abilità che non c'è scritto niente perché io ho fatto delle mod, quindi lasciate perdere. E oh, andiamo all'attacco, andiamo a vedere come si fa. Dunque, andiamo in campione di zona. Per avere Don Tom Barry, poi io una volta entrati vi darò ancora due spiegazioni, poi lo farò andare avanti, farò andare veloce il gioco. Don Tom Barry, per averlo dovete avere o un esemplare per tutti i mostri che fanno parte della zona della Grotta del Crepaccio. Adesso questo non mi ricordo bene. Ho uno per esemplare, o addirittura 10 per ogni esemplare. Però mi sembra che è solo uno. Andate solo a controllare bene, però dovrebbe essere uno. E cominciamo. Allora, appena entrati, la cosa che vi consiglio di fare, che potete anche farlo, non è solo attaccarlo, ma è anche curarlo, cioè non è che, come si dice, se lo attaccate o lo curate, è uguale, non vi cambia assolutamente nulla, il succo è attaccarlo in qualche modo. Quindi, io faccio un esempio, io lo curo. E lui mi attaccherà. Problema cos'è? Che le magie ti tolgono più turni. Quindi questo, purtroppo, io lo metto un po' più veloce, ragazzi, perché col computer si può mettere più veloce. Curandolo ovviamente vi tolgono più turni, perché la magia mi toglie un po' più turni. Comunque, noi attacchiamolo. O attaccatelo, o curatelo, vedete voi. Io l'attacco, in questo caso, perché sennò facciamo notte, ripeto. E come vedete, qua va avanti. Lei purtroppo io devo usare qualcos'altro perché ha, come si dice, ha il danni a Peyron e non mi conviene ai fini del trucco. E continuate così tutto il tempo. E basta. Non dovete fare veramente, veramente nient'altro. Io adesso vi lascio fino alla fine del trucco e ci risentiamo dopo, quando avrà vita breve, tanto avrà vita breve.
Eccoci qua. Come potete vedere, hanno fatto abbastanza danno, no? E come potete vedere, ci sono molti AP. Adesso guardate. Ecco. Come vedete, Chimari ha preso 99, Titus ne ha presi solo 82. Comunque, in giro di poco vi fate veramente tanti, livellate molto per la sferografia. Detto questo, spero che vi ho aiutato. Niente, se avete delle domande, commentate pure, vi risponderò sicuramente. Grazie per la visione, se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale per altri video. Grazie per la visione, davvero tanto. Scusatemi se per chi si ricorda l'altro video, scusatemi, ma purtroppo ero veramente acerbo e quindi non me ne ero, anzi in realtà non me ne ero neanche accorto perché non mi ero neanche risentito, devo essere anche onesto. Quindi spero che adesso abbiate capito più o meno il trucco e alla prossima ragazzi, veramente. Grazie col cuore a chi ha visto il video, a chi metterà mi piace e a chi si iscriverà al canale. Alla prossima!